Ricordo un ragazzo affetto da glioblastoma che doveva assolutamente effettuare una risonanza magnetica al cervello urgentemente. L'attesa proposta è stata quella di 8 mesi. Non è l'unico caso. Per una mammografia, ad esempio, bisogna aspettare fino a 13 mesi, 9 per ecodoppler e colonscopie, un anno per visite urologiche. Tempi troppo lunghi e ticket dei costi insostenibili. È la fotografia scattata dal rapporto del Tribunale per i diritti del malato. Nel 2012 sono state quasi 27.500 le segnalazioni da parte dei cittadini. Un servizio sanitario nazionale sempre più inaccessibile per i cittadini. Tant'è vero che la prima voce di segnalazione da parte dei cittadini alla nostra associazione è proprio quella sulle liste di attesa. Le lunghe liste d'attesa rappresentano il 74,3% delle segnalazioni. Oncologia, ginecologia e ostetricia vincono la maglia nera dei ritardi. Ma non solo, a pesare, specie in tempi di crisi, sono i costi per accedere alle prestazioni sanitarie, che rappresentano il 12% delle segnalazioni. I più sofferti sono i costi dei farmaci, poi quelli delle prestazioni intramenia e i ticket. Se prima ci si rassegnava alla necessità di pagare per sopperire a un servizio poco tempestivo, oggi piuttosto si rinuncia. Una sanità ovviamente deficitaria, una sanità che ogni anno è sempre peggio e soprattutto mi riferisco agli ammalati cronici. La situazione degli ospedali, diciamo, è una situazione abbastanza difficile in relazione in particolare al tema diciamo, dell'accesso ai pronto soccorsi. Questo è il tema un po' più caldo in questo momento.